Io sono da sempre convinto che l'unico sistema che abbiamo per costruire un futuro sia un'aggregazione europea molto più forte, perché su questo sono molto d'accordo con quello che diceva Benvenuto prima. L'idea di affrontare le sfide che abbiamo davanti, col coronavirus poi ancora di più, come singoli stati nazionali è una presa in giro. Sulla cosa che diceva prima invece la consigliera Baldin e non è da re Conte, Salvini, eccetera, io dico solo questo. Cioè è merito di Conte, è merito del governo, è merito di chi ha gestito le trattative, sicuramente, ma il punto cruciale poi alla fine è uno, ed è che in Europa per portare a casa i risultati bisogna da un lato andarci, e Salvini aveva questo piccolo tema che non ci andava neanche quando era europarlamentare e da ministro degli interni ha fatto una riunione sulle 10 convocate dei ministri europei del settore nell'anno in cui ha fatto il ministro dell'interno. Secondo, è evidente che se passi tutti i tuoi giorni da Roma su Twitter invece che su Instagram a dire che l'Unione Europea è una banda di ladri, assassini, cattivi, difficilmente riuscirai a costruire un sistema di relazioni per cui il giorno in cui hai bisogno di aiuto, finisco, e noi abbiamo purtroppo bisogno di aiuto, perché la Germania con tutti i suoi difetti su questa partita qui, su Recovery Fund, ci ha messo una pacca di miliardi di contribuenti tedeschi, quindi questa volta qui bisogna dire la verità, che ci hanno dato una mano, più di quanto abbiamo contribuito. Assolutamente. Allora, e gli amici di Salvini invece sono stati qua, quelli. Il fatto di non prendere tutte le mattine, quando uno si sveglia, l'Europa a sberle, forse è meglio il giorno in cui devi andare a chiederle una mano. Aspetta, già.